up and I say it's all right. Dell'IPCA e voglio portarvi con Igor Staglianò nelle Alpi Apuane perché sono successi due fatti importanti: da una parte i comitati che ci sollecitano a occuparsi del caso, dall'altra parte la regione toscana che ha varato un nuovo piano paesaggistico che pone dei vincoli molto precisi per quanto riguarda appunto lo sfruttamento delle Alpi Apuane, che sono Alpi meravigliose che rischiano di scomparire sotto le picconate di quelli che scavano il marmo, appunto. Igor Staglianò. Qui siamo in quella che noi definiamo la Toscana di serie Z, no? Perché siamo abituati a conoscere il Chianti, le bellezze di Firenze, di Siena, e qui, che non ha niente di invidiare dal livello di paesaggistico, a livello di bellezze, però non abbiamo alcun tipo di sviluppo se non quello legato al mare. È la nuova leva dei difensori delle Alpi Apuane per salvarle dai cavatori di marmo e la loro pagina Facebook ha superato in poco tempo 10.000 adesioni e 100.000 firme su una petizione. La collettività, il bene comune ormai è andato perso, si favorisce sempre quelle 10 famiglie da ormai secoli. Si tratta di una catena montuosa dalle caratteristiche morfologiche straordinarie. Sono montagne che sorgono di fronte al mare e quindi sono luogo di incontro tra un ambiente mediterraneo e un ambiente continentale. Sono ricche di specie animali e vegetali uniche. Eros e Sara, Elisa e Tommaso raccolgono il testimone dei difensori storici delle Apuane, assediate da 785 cave e 662 ravaneti. Una densità di 7 cave per chilometro quadrato, con conseguenze idriche e idrogeologiche molto serie. Le Apuane sono state dichiarate a ragione montagne d'acqua. C'è una circolazione interna nelle nostre montagne che è davvero miracolosa. E a Forno, il paese dal quale io provengo, c'è la più grande sorgente idropotabile della Toscana. L'ambientalismo apuano ha seguito col fiato sospeso la discussione sul nuovo piano paesaggistico della Toscana, approvato una settimana fa dopo lunga battaglia all'interno della maggioranza PD. E l'accoglienza dell'assessore che l'ha impostato e difeso qui non lascia dubbi. Per quanto riguarda tutte le attività estrattive presenti sul territorio regionale, abbiamo introdotto l'obbligo di valutazione paesaggistica, in particolare per le montagne sopra i 1200 metri, con due sole eccezioni. Abbiamo individuato l'obbligo di un progetto di recupero delle cave presenti. Diciamo che il risultato che l'assessore Marson ha conseguito è probabilmente, considerato il contesto, il massimo che si poteva fare. È stata una lotta veramente dura, non solo dal punto di vista strettamente geologico, le rocce in sé, ma le forme, la storia di queste montagne è veramente unica al mondo. Questa nuova legge tutela le vette, quelle vette che ora lì vediamo quei due piccoli monti che non ci sono più come vetta, ecco, ora d'ora in poi spero che questo non sia più possibile. La vera, secondo me, rivoluzione che ha fatto il presidente Rossi è stato aver reintrodotto la regola, intanto che i beni stimati, cioè le cave, sono di proprietà pubblica, e aver obbligato le aziende a lavorare per il 50% qua in loco sono scelte di governo forti che fanno onore a chi l'ha fatta. Un quadro normativo mal sopportato dagli imprenditori del marmo. Noi diciamo anche questo, che le cave complessivamente sono il 4% di tutte le Alpi Apuane, che ci devono essere tutelate le vette, i crinali dello skyline più alto. Questo deve essere sicuramente salvaguardato. Si tratta di vedere se poi ci sono dei crinali di secondo, di terzo livello, che di per sé sono inerenti all'attività estrattiva, se anche quelli vengono in qualche modo congelati, di fatto significa la fine e la cessazione di ogni attività.
Negli ultimi 20 anni, ricorda il Club Alpino Italiano, qui si è scavato più che in 2000 anni di storia. E su 5 milioni di tonnellate all'anno asportate alle Apuane, l'80% è detrito ridotto in polvere di marmo. Solo una piccola parte viene lavorata sul posto, col taglio robotizzato guidato dai computer. Questa è una scultura che andrà in Cina. È tutta sbozzata con il robot, perché per fare prima. Il blocco da cui la stiamo scavando era 110 tonnellate, tutto in un pezzo. Un business in mano a poche famiglie, compresi i Bin Laden, che hanno comprato l'anno scorso il 50% della Marmi Carrara, concessionaria di un terzo delle cave delle Apuane. E i giovani carrarini ricordano che i cavatori pagano una tassa comunale di 10 euro alla tonnellata per blocchi di marmo che valgono fino a 600 volte tanto. Infatti il procuratore ha chiesto il rinvio a giudizio per sindaco e parte della giunta, nonché rappresentanti delle associazioni degli industriali, perché la tariffa che gli imprenditori dovevano pagare era inferiore e quindi comunque per un ammanco di circa 25 milioni di euro nelle casse comunali. E il sindaco come si difende? Ci sono varie forme di estrazione, dal blocco perfetto, che è quello ovviamente di pregio, fino, diciamo, all'informe. E quindi abbiamo applicato semplicemente il valore medio tra un blocco di statuario a 3.000 euro la tonnellata fino a un informe da 200 euro la tonnellata. E non a caso in questi anni abbiamo avuto e stiamo avendo ancora quasi 200 ricorsi dal mondo delle imprese. Un difficile equilibrio, quello del nuovo piano paesaggistico, su un crinale molto instabile, con eccezioni ed eroghe in agguato. L'idea era quella di scavare tutti un po' meno e lavorare tutti un po' di più. Qui sono state fatte infrastrutture con i soldi pubblici per le cave e non è mai stato investito un euro per sviluppare il turismo, per sviluppare l'economia locale, l'alternativa alla monocultura del marmo. Oggi più che mai, per riprendere le parole dell'assessore Marson, non siamo più di fronte a un conflitto tra ambiente e sviluppo, come molti provano a sostenere, ma siamo di fronte a un conflitto fra interessi collettivi e interessi privati. E naturalmente, insomma, c'è tutto un dibattito politico, insomma, attorno a questa vicenda delle cave. E il presidente Enrico Rossi difende naturalmente il piano, anzi ne va orgoglioso, ma le opposizioni non la pensano naturalmente così e danno battaglia. Igor Stagnanò, ancora, prego. Quali sono le novità del piano paesaggistico toscano? Innanzitutto sulle Apuane noi abbiamo voluto tutelare le vette e i crinali, almeno i crinali più alti, quelli sopra 1200 metri. Quindi non rilasceremo nuova autorizzazione per l'apertura di cave, consentiremo invece la riapertura ma solo fine di recupero paesaggistico, che poi ha un termine entro 6 anni come previsto dalla nostra legge sulle cave. Questo piano del paesaggio, col combinato disposto della legge nuova sempre regionale sulle cave e sui beni stimati, fa sì che un settore tradizionalmente porta a esportare oltre il 30% rispetto al 2009 e che produce reddito, circa 200 milioni di euro sono stipendi che le aziende della PIDE pagano ai loro dipendenti, sostanzialmente lo porta alla fine. Negli ultimi 10-15 anni i vincoli ne abbiamo messi e ce ne sono parecchi. C'è il Parco delle Apuane che ha molte attenzioni e molti vincoli. Se si può fare meglio siamo qui per farlo, però non si può fare peggio, perché chiudere le cave come questo piano minaccia di fare è un danno non solo alle attività produttive, ma anche un danno a quella cartolina che le attività produttive insieme agli imprenditori hanno creato della Toscana in questi decenni. Sul capitolo coste bisogna tutelare tutto ciò che riguarda le attività balneari inferiori ai 300 metri rispetto alla costa, diciamo, alla bagnasciuga. Dai 300 metri oltre i vincoli sono stati messi, impediscono le attività legittimamente autorizzate. Ovviamente sulle spiagge non si costruisce. Noi vogliamo che le spiagge della Toscana, le dune, gli arenili restino integri e si conservino così belli come sono. Siamo contrari anche a strutture pesanti, in cemento, in muratura, quindi no alle piscine. Mi si permette una battuta,
le piscine sulla spiaggia non fanno parte del paesaggio della Toscana. L'altro aspetto è quello dell'agricoltura, che viene toccato pesantemente da questo paesaggio. Il presidente Rossi ha detto che bisogna pensare anche alle culture, diciamo, di vitivinicole che siano rispettose della maglia agraria tradizionale. Ciò vuol dire che tutte quelle splendide filari di viti che noi vediamo anche nel Chianti, ma come nel Senese, saranno messe in discussione, perché quello è un modo di coltivazione a ritocchino che il piano del paesaggio critica pesantemente e definisce come elemento di criticità. Non vorremmo che la Toscana somigliasse troppo alle colline astigiane, oppure assomigliasse troppo alle colline venete, dove insomma, la presenza del vigneto è diventata una presenza estensiva, dominante, e ha perso quella varietà tipica invece del paesaggio toscano che l'ha reso bello. Ci saranno tantissimi ricorsi contro questo piano, quindi gli uffici legali della regione e quindi anche soldi cittadini verranno impegnati a pagare gli avvocati per difendersi da questo piano. Tirando le somme, è diciamo un mostro giuridico questo piano, perché da una parte mette vincoli, da una parte nelle singole schede si è cercato di toglierle. La Toscana è un ideale universale del paesaggio per tutto il mondo, e quindi quando parliamo del paesaggio della Toscana, ovviamente le reazioni sono anche a livello italiano, a livello europeo, tutti parlano del paesaggio della Toscana. Mi pare che abbiamo trovato un punto d'equilibrio davvero molto avanzato, e la Toscana si è messa sotto tutela per i prossimi anni, evitando anche errori, ferite che pure negli anni passati ci sono stati. La Toscana è ancora bella e noi la vogliamo tenere così. Beh, insomma, il dibattito penso che potrà andare avanti ancora per un po', insomma, però alcuni segnali importanti e forti questo piano li dà, no? Terracini. Ma sì, direi, non conosco il piano, devo dire la verità, ma mi pare che poco alla volta la salvaguardia dell'ambiente diventa veramente un punto di riferimento culturale molto importante.